Gentili signore e signori, un cordiale saluto, ben ritrovati dall'Ippodromo di San Rossore, quinto appuntamento nel mese di gennaio con le corse miste, tre corse dedicate agli ostacolisti e tre dedicate ai cavalli in piano. Vediamo come si è svolta la giornata e ci ritroviamo in chiusura di trasmissione. Valsugana in corda, in pancia al gruppo. Union du Bosque, Shame o Paleo, Kamikaze de Teie. Bello questa ripresa televisiva. Quando i concorrenti vanno verso l'arginello e il muro, Union du Bosque, Shame o Paleo, Kamikaze de Teie, stesso schema, arginello. Muro in sequenza uno dopo l'altro. Otto cavalli nelle stesse posizioni davanti a Union du Bosque, Shame e Opaleo. Il terzetto precede ora Enzio, che ha parzialmente superato Kamikaze de Teie, che avvicina sopra Ambest. C'è stata un'accelerazione alla corsa sulla curva di fondo, con Shame, Union du Bosque a precedere Opaleo, Enzio, Kamikaze de Teie, sopra Ambest. Penultimo Giant Oak in coda Valsugana. Due ostacoli impegnativi di diagonale. Fence e Riviera. C'è stata la caduta doppia di Enzio e sopra Ambest. Uno ha coinvolto l'altro. E rimane sempre il terzetto davanti ora, con Union du Bosque, Shame, Opaleo, Kamikaze de Teie, Siepe Mobile. Quinta posizione per Giant Oak in sesta Valsugana. Si attacca al giro. Union du Bosque, Shame, Opaleo, Kamikaze, Giant Oak, poi Valsugana. Quattro di Favero e uno di Ostanelli in evidenza. Ancora una bella ripresa dell'Alfea cinematografica che ci offre una prospettiva diversa al salto. Oxer, metà dritta. Schema inalterato. Shame e Opaleo hanno all'esterno Giant Oak, poi Union du Bosque e Kamikaze de Teie. Opaleo e Shame allungano a questo punto. In terza posizione passa Giant Oak, quarta Union du Bosque, quinto Kamikaze de Teie. Quando si sta per entrare in dirittura con Opaleo ai lati di Shame, poi Giant Oak, Union du Bosque, dirittura Opaleo sferra l'attacco a Shame, dietro i due Giant Oak, poi Union du Bosque e Kamikaze de Teie, con Opaleo che allunga, Shame rimane sul passo a lottare con Giant Oak, Kamikaze, Union du Bosque. Opaleo in vantaggio, inseguito da Kamikaze de Teie e da Giant Oak. Opaleo alza il legno per respingere la minaccia esterna di Kamikaze de Teie. Nel finale però Opaleo se ne va dal Kamikaze, terzo Giant. 4-3-2 l'ordine d'arrivo di questa corsa. Joseph, com'è andata oggi? Sì, per lui oggi è una corsa facile. Lui ha dato tutta addirittura e salta molto bene, Steeple andava bene. Cross, insomma, lui è un Sì, cavallo versatile. per steeple o cross.
Bene, bravo, grazie a Joseph Bartos. Paolo Favero che resta imbattuto per ora nella riunione pisana, avendo vinto le prime due corse disputate qua a San Rossore, e oggi è iniziato con un'altra vittoria. Opaleo. Roxy, Nicke, Tommaso, Magica Vita, Invincible Joy, Haken, Siepe Mobile. Gira esatto alla conclusione. Ha perso contatto Filippide dal sestetto. Romis, Nicke, Tommaso, Roxy, Invincible Joy, Magica Vita, Haken, Filippide, stesso schema, primo ostacolo della retta di fronte. Non cambiano le posizioni. Haken assaggia la frusta, Filippide assaggia la frusta. Romis, Nicke, Tommaso, Roxy, Invincible Joy, Magica Vita, Haken e Filippide. Con Nicke, Tommaso che insiste su Romis, dietro ai due, Invincible Joy e Roxy. E poi Magica Vita. Romis allunga. A questo punto, sotto la pressione di Nicke e Tommaso, dietro ai due Roxy, Invincible Joy, Haken all'esterno, Magica Vita in coda Filippide, Romis contro Nicke e Tommaso, poi Roxy, poi Invincible Joy, prova a recuperare a largo anche Haken, ma è distante dai primi. Quando siamo addirittura Romis in corda, di fuori Nicke e Tommaso, poi Invincible Joy, su Roxy all'interno Magica Vita, poi Haken, poi Filippide che non c'è più nell'inquadratura, con Romis all'interno e di fuori Nicke e Tommaso, poi Invincible Joy, Magica Vita e Roxy. Nel finale Romis allunga, inseguito da Nicke e Tommaso all'interno da Magica Vita, e nel finale Romis se ne va e lascia Magica Vita davanti a Nicke e Tommaso. 3-2-6 l'ordine d'arrivo. Boom, Joseph. Buon cavallo, grande professionista. Lui correva tante corse, anche buone grandi corse. Questa concorrenza per lui... Non sono no. Rivali alla sua altezza, sì, quindi. Sì. Bene, lo aspetteremo fra qualche giorno nei Gran Premi a San Rossore. Jam session. Sei pronto? Partiti. Un brillante relucertolo. Jam session va in vantaggio su Ancaiano, che precede Boracifero e Cuore di Tenebra. All'interno King Hammer, poi Taxon e Re Lucertola. Jam Session è in vantaggio su Ancaiano, che precede Boracifero, King Hammer, Cuore di Tenebra, Taxon. Con Jam Session che affronta la parte della retta di fronte in vantaggio su Ancaiano, che ha di fuori Cuore di Tenebra, Boracifero e quarto in corda, quinto in corda King Hammer, con di fuori Taxon in coda Re Lucertola. Jam Session, Cuore di Tenebra, Ancaiano, Taxon, Boracifero, King Hammer, Re Lucertola, schema inalterato,
con Jan Session e Tucson che hanno vicini Cuore di Tenebra, il terzetto allunga Jan Session, Cuore di Tenebra, Tucson, poi Ancaiano, King Hammer, Bora Cifero. In curva Jan Session e Cuore di Tenebra, i due precedono Ancaiano, Tucson, poi King Hammer che cambia azione e allarga molto, in corda Bora Cifero, con Jan Session e Cuore di Tenebra, Ancaiano e Tucson, poi Bora Cifero, si entra in dirittura, con Jan Session in vantaggio su Cuore di Tenebra che lo attacca. Jan Session contro Cuore di Tenebra, poi Ancaiano e Tucson, poi Bora Cifero, King Hammer, con Cuore di Tenebra che attacca Jan Session, che prova a reagire in corda, ma Cuore di Tenebra è in leggero vantaggio. Però non ha ancora perfezionato il sorpasso, lo fa ora forse. Su Jan Session in corda, poi Tucson, poi Ancaiano, poi Bora Cifero, con Cuore di Tenebra che passa, su Jan Session, Tucson e gli altri capeggiati da Bora Cifero, vince Cuore di Tenebra, Tucson è secondo. Terzo, Jan Session. Intermat e Fata Birichina che rompono l'indugio alla siepe mobile con Sopran Poker e Zanji, Sympathy for the Devil, Sopran Poker, Intermat, Fata Birichina, i tre precedono Kisanji, Loki Taylor e Matt Vidana, poi Sympathy for the Devil e Company Ring, Sopran Slaker e Zafra in coda Maratori. È in vantaggio Intermat su Fata Birichina, Sympathy for the Devil, Kisanji, Loki Taylor, metà della dritta di fronte, stesso schema Intermat, Fata Birichina, all'esterno la mossa di Kisanji, con Kisanji che accompagna Intermat. Dietro due Fata Birichina muove anche Company of Ring, Intermat e Kisanji alle prese, poi Fata Birichina, Loki Taylor, Company of Ring, Matt Vidana, quando si entra addirittura Kisanji è in leggero vantaggio, all'interno c'è Intermat, poi Fata Birichina, poi dovrebbe essere Loki Taylor e Company of Ring. Vediamo Giubbe Fucsia in avanti. Dovrebbero essere Kisanji e Loki Taylor inseguiti da Company of Ring e Fata Birichina. Ultimo passaggio con i tre di scuderia in avanti. Allora, vediamo chi sono. Visto che qui si frusta fino in fondo anche tra di loro, non c'è cambiamenti nell'ordine d'arrivo, ma in questo caso vince Loki Taylor su Kisanji e Company of Ring, per la coppiata ovviamente era determinante. Beh, complimenti. Grazie.
Com'è questo cavallo sulle siepi qua a Pisa? Molto bene, si è comportato benissimo. Per un momento sull'ultima non pensavo prendere Bartosz, invece è andato molto bene, mi ha risposto subito. Quindi è anche meglio di quello che ti saresti aspettato. Sì, sì, sì. Bene, bravo, complimenti. Altra vittoria anche per Silvana Sanrossore in questa stagione ostacolistica che al momento, per quanto riguarda le vittorie, parla solo in nome di Favero. Domenica 18 gennaio con il premio Annalisa Magonzi ritorna il trofeo riservato alle donne, la Sanrossore Women Cup, con una prova riservata solo alle amazzoni e alle fantine professioniste. Ilenia Nero sarà al via con il suo Alfono, carica anche per la vittoria ottenuta con Drunet domenica scorsa. Sì, siamo molto cariche, ecco. Sì, carica, e poi Alfono è un altro della mia scuderia, insomma, che mi dà soddisfazioni e vedremo di fare il meglio. Se tu dovessi descrivere Alfono con tre aggettivi. No, è un cavallo molto furbo, pigro, però che ha un cuore molto grande. Come schema di corsa lui gradisce correre all'attesa? Sì, lui vuole essere coperto fino agli ultimi 200 metri e poi di solito quando gli dico andiamo, di solito mi dovrebbe reagire, ma è sempre in forse. Senti Ilenia, questo è il primo anno che dedichiamo le corse alle amazzoni e alle fantine, la prima corsa è venuta molto bene, la seconda così così, questa terza sembra averne le premesse, una buona riuscita come numero dei partenti, comunque è un'iniziativa da perseguire. Sì, è un'iniziativa senza dubbio da perseguire, anche perché corriamo sempre contro uomini, a dire il vero adesso ce la stiamo cavando anche bene, perché insomma Anna, Evelyn, la terza sono io, quindi alla fine insomma tre corse, tre amazzoni al palo. Bene, allora appuntamento domenica nel premio Annalisa Magonzi con Alfono. Sì, senza dubbio. Grazie. A domenica. Grazie. Anno nuovo ma stesso ippodromo, anche a gennaio vieni a Sanrossore. La cadenza è sempre di giovedì e domenica, ma si corre anche per l'Epifania. Inoltre, l'Epifania con i Re Magi e i loro dromedari, dietro le quinte e dentro la scommessa, Ippolandia. Venite all'ippodromo di Sanrossore, vi aspettiamo! Partite! Insight vola dall'esterno e va in vantaggio su Grande Botè, Sognando la Cometa, Lambrave, Sopra Raro, Valdantruis, poi Bentley Man in coda c'è Sooner Green. Insight tira via da Grande Botè, Sognando la Cometa, Lambrave, all'esterno Sopra Raro, quintetto compatto, inseguito da Bentley Man, Sooner Green in coda Valdantruis, con sulla curva stesso schema, Sopra Raro in terza corsia su Grande Botè, scappa Kinsight, in corda Sognando la Cometa, poi Lambrave, preso un po' in velocità, avvicinato da Bentley Man, addirittura Kinsight, Sognando la Cometa, Grande Botè, Sopra Raro, i quattro avanti a Lambrave, Bentley Man, poi Sune Green in corda Valdantruiles, con Grande Botè che va su Kinsight, mette pressione all'esterno, Sopra Raro e poi Sognando la Cometa, largo di tutti, Bentley Man, poi Lambrave allo steccato Valdantruiles, con Kinsight attaccato da Grande Botè, all'esterno da Bentley Man, poi Valdantruiles in corda, Kinsight attaccato di dentro da Valdantruiles, poi Bentley Man, Kinsight, Valdantruiles, Valdantruiles! Bravo George, bella monta e bel cavallo. Grazie, il cavallo è bellissimo davvero, molto bello, è andato anche forte oggi. Tranquillo nella prima parte di gara, nelle posizioni di coda e poi sei rimasto all'interno. Sì, sì,
sono stato un po' tranquillo dall'inizio e poi addirittura ho trovato tutti. Nonostante il rientro, sì, insomma, una gran bella prestazione. Sì, sì, bello. Cavallo, bravo, molto bello. Bravo Giorgio, bravo Nicolò e bravo tutto il personale di scuderia per questo Val d'Antruil molto, molto bello oggi a San Rossore e vincente. Malthus Red Care. Mancano Malthus Red Care, Biosa. Dentro il Lazar, agli ordini dello stadio. Non esce Caimacan. Caimacan non esce dalle stalle di partenza. È regolarmente entrato e oggi non è partito. Questo è il primo colpo di scena. Davanti è andata Viosa su Principe Igor e Lazar, Rosa Spera e Voglio la Luna, Sanni Marti e Malthus Red Care, poi Bridge Oidwalk con Eleazar di dentro, di fuori Viosa, terzo è Malthus Red Care che va in posizione e precede Principe Igor, mentre Caimacan è sgabbiato ma ha perso 100 metri veri, anche di più. Di più, ha perso 200 metri. Viosa, Eleazar, Malthus Red Care. Queste le prime posizioni, poi Principe Igor, Voglio la Luna, Brigio Idwalk, Rosa Spera, Sanni Marti, Val di Vizze, Ombra del Vento, Malthus Red Care va a premere su Biosa con il 6 anni di Alvaro De Palma che mette pressione a Biosa, praticamente sta cercando la soluzione di forza. Dietro i due Eleazar, Principe Igor, Voglio la Luna, Val di Vizze, Rosa Spera, Bridge Widwalk. Biosa è costretta ad accelerare anzitempo dalla pressione costante di Malthus Red Care che insiste nell'attacco a traguardo lontano. Biosa braccia e frusta per respingere Malthus Red Care. I due allungano da Eleazar, Bridge Widwalk, Principe Igor, Voglio la Luna, poi per Varchi, Rosa Spera. Allargo di tutti, sprint core, addirittura Malthus Red Care che scappa da Viosa, poi Voglio la Luna, Bridge Oidwalk, Val di Vizze, sprint core, Principe Igor, Rosa Spera, Malthus Red Care in vantaggio su Viosa, da dietro si recupera poco, anzi pochino, Voglio la Luna è il primo dell'inquadratura, ma qui c'è una dispersione di Malthus Red Care che se ne va, mentre Viosa, che ha cercato di opporsi, è in calo e per il secondo, allora Voglio la Luna occupa la seconda moneta. Con questo è tutto per oggi da San Rossore, appuntamento domenica prossima, 18 gennaio, 7 le corse in programma, inizieremo alle 14 anche domenica e avremo in particolare da sottolineare la corsa riservata alle donne, terza tappa della San Rossore Women Cup. Sanrossore.it è il sito sul quale trovate tutte le informazioni per venire all'ippodromo preparati al meglio. Grazie per essere stati con noi anche oggi e vi aspettiamo domenica.